Vuoi un sorso? Hai il mio digestivo? Sì. È aperta. Non dovresti bere il caffè. Sono stati i panini. Hai sbagliato macchina! Era tutto studiato, in ogni dettaglio. E com'è finito? Ma il portabagagli era spalancato. Ah, non ce l'ho con voi, la colpa è mia. Ma che stai dicendo, Eddie? Era un piano geniale, quasi perfetto. Le probabilità di farcela erano... Quando faccio un piano funziona, lo so. L'errore nasce sempre dal fattore umano. L'ultima volta mi è costato 5 anni. E oggi... Potevo riaprire quel cofano in un secondo. Non ce l'avevamo un secondo, scemo. Era tutto calcolato all'istante. Dovevamo filare subito. L'ho visto aperto. Non sono un genio come te. Un bel genio. Ho fatto fiasco. Ci vorrebbero dei robot programmati. Vedono un cofano aperto e l'ignorano. Non è previsto. Potessi fare un colpo con dei robot, sarebbe diverso. Oh, forget it. Get lost. I'll be in touch. Sure, Eddie. Listen, you guys need some bread? No, we'll be all right. Giorgio can always go back to shampooing rugs, and I still collect unemployment. But what about you? Just get out of here, will you? Hey, if you don't pull any jobs, what are you going to do for bread, Eddie? What he means is, we'll send you something if we make a score. I'll be all right. How long do you think it'll be before you come up with those robots? Well, I don't know, Jojo, but when I do, I'm going to need somebody to polish them nice and shiny. So long, Eddie. Ciao, Ed. When your day is done and you've no place to run, no place to go, when your bridge is burned and you've no place to turn, where will you go? When the love you have, the love you keep inside, begins to show, that's when you will need, that's when you will need someone to love. Someone to love you. Oh, please let that someone be.
Pick me up? Mm-hmm. You gonna go out? Shouldn't just sit around this place all day. Eddie? Hmm? Oh, yeah, I'm gonna go out. Che cos'hai? Niente, penso. A che cosa? Agli animali. Ah, piacciono anche a me. Sono meglio degli uomini. Ti danno un sacco di affetto e non ti chiedono niente in cambio. Ci sono certi gattini dietro al ristorante. Ho che... visto dei cani ieri notte. Ti piacciono i cani? Io ci vado matta per i cani. Mio zio ne aveva 3 e ogni domenica andavo... Erano un vero spettacolo. Di che razza erano? Cani. Feroci, decisi. Molto, molto in gamba. Ecco, è questo qui. Ah, il Doberman, cane tedesco. Ne vuole uno? So di una femmina che deve partorire, è roba di giorni. Partorisce? Sì, avrai cuccioli. Non ho niente cuccioli, li voglio adulti. Le serve da guardia, eh? E li voglio addestrati. Addestrati a che? Beh, uno vuol far sorvegliare qualcosa, star tranquillo, senza grane. Ah, sì, un cane che faccia la guardia senza aggredire. Sì, qualcosa del genere. Beh, io non tratto cani di questa specie. E chi è che ce l'ha? Ci sono diverse organizzazioni di sorveglianza che hanno cani addestrati. E a richiesta li affittano anche. No, non li voglio affittare, ma comprarli. No. No, non credo che vendano i loro cani addestrati. A volte li cede l'aviazione. L'aviazione? E che c'entra con i cani? Beh, addestrano i cani da guerra. No, non mi ringrazi della cena, se la guadagnerà. E poi paga la mia redazione. Mi spiega una cosa. Perché ha scelto me? La nostra rivista si interessa dei giovani. E io devo scrivere una serie di articoli sui reduci. Presto si congederà e il comando ha segnalato lei. Le dirò tutto quello che vuole. Intervista con Barney... Con il primo aviere Barney Green. Bravo. È la mia prima intervista con un trainer. Accompagnatore. Andiamo, i cani non li tiene solo al guinzaglio, li addestra. Sì, in effetti faccio quello che fa un trainer. E pensare che quando mi sono arruolato non ne sapevo niente di animali. Poi, dopo il periodo da recluta, mi hanno assegnato alla polizia aeroportuale. Ho imparato tutto sui cani e ho incontrato Boran. Un commilitone? Quasi. Vuole vederlo? Certo. Ehi, ma che bello.
Non ne avrebbe una copia? Mi piacerebbe mandarlo alla mia rivista con la sua storia. Ah, sì, ce l'ho. Tenga quella. Grazie. Dica, dov'è Boran adesso? È morto. Nel Vietnam. Gli hanno sparato? No. No, ero di pattuglia con Boran al guinzaglio in una zona minata. E a un tratto mi ha dato uno strappo. Ed è caduto sulla mina che stavo per calpestare. L'ha fatto di proposito. E mi ha salvato. È stata una chiacchierata interessante, Barney. Che ne dice? Vuole dedicarsi all'addestramento dei cani da guardia? Lei si occuperà di tutto, sarà un ottimo affare. Però deve decidersi subito. Mi dica la verità, è uno scherzo. Mi sta prendendo in giro, vero? No, Barney. È troppo bello. Una cosa è importante. Quando lascerà il servizio? Ossia, quando potrà farlo, il più presto? Il 9 giugno. 9 giugno. È sicuro? Sicuro. D'accordo. Ci sentiamo, socio. Buongiorno. Grazie. Prego, grazie a lei. È un posto tranquillo, eh? Ah, tranquillità assoluta. La casa più vicina è quella dei Wilkins, a più di mezzo miglio. Così lei è uno scrittore? Sì, sto lavorando a un libro. L'ultimo che ha abitato qui si era messo ad allevare conigli. In principio gli è andata bene, poi le richieste sono diminuite. Aveva le conigliere qui dentro. Certo, questo capannone le servirà a poco. L'affitto quant'è? 700 al mese, minimo un anno. Gliene darò 400. Prendo tutto per 3 mesi. Visto che è uno scrittore, d'accordo. Faccio un salto su a casa, vi porto qualcosa? Jojo,
No, grazie, Juni. Dopo, magari. Tu vuoi niente, Sammy? Senza offesa, Juni. A me piace il caffè, ma sinceramente come lo fai tu mi dà l'acido. Che cosa ti dà? C'era uno che lavorava con noi. Quando aveva mal di stomaco, gli piaceva qualcosa, diceva che gli dava l'acido. L'aglio gli dava acido. Sì, e le donne gli davano l'acido. Una giornata andata storta, anche quella gli dava l'acido. Ecco, e come fai tu il caffè, a me fa venire l'acido. Allora, niente per Jojo. Una soda per Eddie e un panino per Sammy. E bicarbonato. Eddie, se questa volta non funziona, ci verrà a tutti l'acido. Come, se vale la pena? E mentre venivamo qui dall'aeroporto, abbiamo dato un'occhiatina in giro. Sai, è solo una cittadina. Troveremo abbastanza soldi in quella banca. Perché, venendo dall'aeroporto, non avete visto una fabbrica? Sì, l'ho vista. Ci lavorano più di 3.000 persone. Il secondo e l'ultimo venerdì di ogni mese, quella banca provvede alle paghe. Hai visto? Te l'ho detto che è un genio. Vediamo un po'. La media delle paghe dei lavoratori dell'industria, secondo le ultime tabelle, moltiplicata per 3.000 meno il 3% di personale d'attesa, eccetera. Se il mio calcolo è giusto, la vigilia del giorno di paga ci sono $750.000 nelle casse di quella banca. Andremo in pensione. Il posto, eh? Fantastico. Spazio a volontà per allevare le bestie. E nessuno ci disturberà. Bisognerà costruire un percorso a ostacoli, palizzate e roba del genere. Bene, provvederemo. Sta tranquillo, Trainer. Avrai quello che occorre. Un buon posto per il canile sarebbe in quel capannone. E sarà bene recintare in qualche modo tutta la zona degli allenamenti. D'accordo. Sammy, Jojo, Barney, il nostro Trainer. Piacere. Salve. Giorgio, faremo il canile dentro al capannone. Cosa? Il canile, lo sistemiamo laggiù. Ah. Ti serviranno secchi e scodelle. Che penso io? Scusa, devo dire un paio di cose a questi amici. Juni, tu intanto fagli fare un giro. Certo, andiamo.
È lei che funzioni ha? Aiuterò negli allenamenti. Se ne intende? No, ma è meglio che far la cameriera. Ma istruire i cani è un po' diverso. Oh, beh, sono qui, qualche cosa mi farà fare, no? Certo, le insegnerò. Ma non si era detto di metterli nel capannone? Il proprietario rifiuta di far entrare i cani là dentro. Perché? Staranno male qui fuori? No, per cominciare. Staranno benone. E poi l'aria aperta è quello che ci vuole per i cani, no? Che ne sa lei dei cani? Quando ho tempo le illustrerò le mie cognizioni. Mi sto facendo una cultura. Barney, ti devo parlare. Quanti cani ci vogliamo prendere? 6 all'inizio. Così se poi non va è facile rivendere i lupi. I lupi? Senti, dimmi una cosa. Te la sentiresti di istruire invece dei Doberman? Doberman? Ma che ti salta in mente? Anzitutto ho lavorato solo con i lupi, pastori tedeschi. Sì, ma vedi, i Doberman sono cani che incutono veramente terrore. È una razza creata apposta per uccidere. Ma scusa, cosa vuoi fartene? No, no, non me la sento. Ma io so dove piazzarli. Sono richiesti, sai. Eddie, io non ci ho mai lavorato. Non so. Che cos'hai sul braccio? Segni di denti. Segni di denti? Dove mi hanno morso. Come, i cani ti mordono? Finché non capiscono. Non capiscono che? Che mi amano. E questi che sono? I tuoi cani, non li volevi? Ti ho detto che non ho mai lavorato con i Doberman, non voglio saperne. E io ti ho detto che sono queste le bestie che fanno colpo sui nostri clienti. E il bulldog a che serve? Farà la guardia agli altri? Sammy, perché lo hai portato qui? Oh, ecco, sai, è stata una specie di offerta speciale. Hai comprato 6 cani e quando ne compri tanti, quelli là te ne regalano uno. Sì, ha detto che è una razza che non vuole più nessuno. Sì. Rifiutandolo il cane si sarebbe offeso. Eh già. Come si chiama? Si chiama Valentino il Bello. Fermi, fermi, cuccia. Da bravi. Anche tu sei bellissimo. Faremo una prova. Ti confesso, Barney, che non ne riconosco uno dall'altro. Solo quando sono lì dentro e hanno il nome sulla porta. Ma di la verità, tu li riconosci? No, non sempre. Dobbiamo inventare qualcosa. Facciamo come alle corse. Che vuoi dire? Che fanno alle corse? Ogni cavallo ha un suo colore. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. A breed them to themselves, to match them there were none. Famous both as man's best friend. Public enemy number one. Ark, 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 ark. Ark.
folks said that their bark was much bigger than their bite. All of them ferocious and none of them too bright. They may not win blue ribbons for knowing what they knew, but they'd sure steal the prizes for doing what they do. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. A breed unto themselves, to match them there were none. Famous both as man's best friend, public enemy number one. Some of them may die disobeying all the laws, but all the fault and guiltiness will slip right through their paws. Cause finding where the blame lies is like scratching for a flea, and catching those darn critters is like barking up a tree. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. A breed unto themselves, to match them there were none. Famous both as man's best friend, public enemy number one. In gamba. Cominciano a funzionare. Poteva finire male per Jojo. No, ha la pelle dura. Domani sarà di nuovo qui. You don't understand, Eddie. It shouldn't happen, only if I give the command. But I guess Dobermans are different. Told you I never worked Dobermans before. I'm only used to shepherds. I want them. There are bankrolls in Dobermans, and believe me, that's just what the doctor ordered. I'm not going to work them anymore, Eddie. They're vicious. They'll turn on me next. Trainer, that's just the kind of animal we want. Now, you cool it. Just stick with it. Everything's going to be fine. I'm delighted with what you're doing. È troppo rischioso. È forse il primo rischio che affrontiamo? Non siamo venuti qui per farci sbranare. È passato un mese ormai. Se devo essere mangiato, che sia almeno durante un colpo. No, verrà anche quello. Senti, noi volevamo parlarti un momento. Parlate, io vi ascolto. L'hai guardato quello là fuori? È il classico tipo onesto, tutto di un pezzo. Quando gli dici di che si tratta, quello ci pianta. Può darsi, ma se glielo dico al momento giusto ci starà. Tutto si ottiene, dipende dalla scelta del tempo. Sono riuscito a convincere dei poliziotti. E perfino un giudice tutto d'un pezzo. Dipende tutto dal momento.
Vieni, portali tu. Vado in banca e ti raggiungo. Buongiorno. Voglio un assegno da $10. Subito. Serve aiuto? Certo. Hai fatto in banca? Sì. Ti sei dato un'occhiata in giro? Perché? È un po' squallido. Puoi dirlo forte. Non ho mai vissuto in una cittadina così. Neanch'io. Non li sopporto questi paesetti. Non capisco Vetti. Che spera di combinare? Cani da guardia. Ma da guardia a che? Forse mira più lontano. Beh, io non ci voglio entrare. Non ne voglio sapere di quei cani. Sono carogne. Che ne pensi di Eddie? È gentile, generoso, niente male. Non è un giornalista, vero? No. E cosa fa? Che ti importa? È uno qualunque. E tu ti metti con uno qualunque? Se mi dà quello che voglio. Il vostro piano è chiaro. Volete rapinare la banca con i Doberman. Prima avete rubato i canili e poi anche i cani. Per questo non mi hai portato a sceglierli. Me li hai affidati e basta. Lo vedi, Sammy? E tu dicevi che non sapeva niente. Invece ha capito tutto. Ma una cosa non sai, non puoi sapere. Tu sei un esperto di cani, io un esperto di banca, di come si entra e come si esce con tanti soldi in tasca. Il colpo con i cani che ho studiato è perfetto. Nessuno va in galera, nessun ferito. Ma c'è una cosa che non hai previsto, Eddie. Io non ci sto.
Va bene, Barney. Vattene. Sistemiamo noi i cani. Sarebbe a dire? Che ai cani ci pensiamo noi. Che hai intenzione di fare? Li uccido. Ma stai scherzando? Sta buono, Sammy. Era solo una frase ad effetto. Li ucciderà davvero. Non glielo posso permettere. Lo so. Grazie a te sono dei cani straordinari, ma troppi quattrini dipendono da questo colpo. Non può piantare tutto. Io non avrei accettato se avessi saputo di che si trattava. Dovrei andare avanti, dici? Contiamo tutti su di te. Digli che ci sto. Ma non so se riuscirò a farcela. Come fai a dirlo se ancora non sai cosa vuole da te? Visto che ci sei dentro anche tu, Barney, istruirai i sei cani perché si comportino secondo questo piano. Poco prima della chiusura, Barker entrerà nella banca, oltrepasserà la guardia armata, l'unica che abbiano, e si piazzerà in modo da sorvegliarlo. Insegnerai al cane che se fa la mossa di prendere la pistola, senza ucciderlo, lo deve disarmare. Poi entrerà Clyde e controllerà l'uscita. Terrà a bada i clienti al momento opportuno. Se qualcuno cerca di uscire, se la vedrà con Clyde. Poi viene Bonnie. Si avvicinerà al bancone e terrà a bada i due funzionari. Pretty Boy Floyd si avvicinerà a questo sportello, salterà sul banco e sorveglierà questa estremità della sala. Babyface Nelson si piazzerà qui e farà lo stesso con l'altra estremità. A questo punto arriva Dillinger. Porterà in bocca un biglietto. Si affaccerà allo sportello A. Questa ragazza prende il biglietto e lo legge. Ecco che ci sarà scritto. Questa è una rapina. Nessuno verrà ferito se queste istruzioni saranno eseguite alla lettera. Questi cani sono stati istruiti e portati a un grado estremo di percezione. Al minimo movimento aggrediscono e uccidono. E già questo farà tremare impiegati e clienti, giusto? Ogni cane porta due borse che possono contenere $50,000 per borsa in valuta degli Stati Uniti. I funzionari della banca raccolgono e introducono detta somma in ciascuna borsa entro 5 minuti, altrimenti i presenti verranno uccisi. Qui non sono d'accordo. Innanzitutto, come fanno a regolarsi i cani? Non ci riescono, dici? Assolutamente. Servirà da minaccia. Quella gente coi Doberman davanti crederà ad ogni parola del biglietto. E così deve essere, perché nessuno di noi, né tu, né io, né nessun altro, sarà nella banca durante la rapina. Soltanto i cani. Se tutti e sei riescono a uscire, colpo pieno. Avremo $600,000. Se ne tornano a casa quattro, saranno 400,000. Due cani, 200,000. Nessun cane, niente. Sta a te farli tornare a casa. Va bene. Ma i poliziotti? Di giorno ce ne sono due in tutto il paese. E quella banca non ha subito furti dal 63. Così non entro con i Doberman? No. E come li guido? Gli insegni. Ricorderanno. Non è così semplice. Devono ricevere ordini. Può succedere di tutto. Devo pensarci su prima di decidere. D'accordo? D'accordo. Eddie!
Allora ho deciso. Ma c'è una cosa da chiarire. Avanti. A me quanto viene in tasca per quello che devo fare? Uguale agli altri. Dividiamo per quattro. Tutti uguali. Vero, Eddie? Cerchiamo di capirci bene. Io devo insegnare ai cani a entrare in banca e prendere i soldi. Non carta straccia, ma soltanto dollari veri. E poi gli devo insegnare a uscire dalla banca e a tornare qui. Esatto. Ah. E voi cosa fate? Quello che dici tu. Ordina e ti obbediamo. Voglio la metà. Buono, calma, Giorgio. Vedi, lui non ha capito. Fino ad ora siamo stati come una famiglia. Tu fai il tuo lavoro con i cani, noi ti aiutiamo. I cani sgobbano anche loro e non ce ne frega niente di pulire la loro merda. Una famiglia. Prima del tuo arrivo, noi tre formavamo una squadra. Parti uguali, capito? Adesso sei entrato anche tu nella squadra. La metà non la puoi avere. Anche noi siamo degli specialisti e non vorremmo farti vedere quanto siamo bravi. Mi sono spiegato. Ci stai o no? Ci sto. Bravo, figliolo. Allora, se vai in città mi serve questa roba. Ai tuoi ordini. Che diavolo combini? È un po' difficile da spiegare. Creo un codice di segnali acustici per ogni cane. Ne so meno di prima. È basato sugli ultrasuoni. Assegnerò a ogni cane una determinata frequenza. Sono fischi che l'uomo non sente, ma i cani sì. Ciascun cane imparerà ad obbedire solo al suo fischio e così gli potrò dare degli ordini. Come on!
Bravissimo, bravo. Sì, sì, sei tanto bravo. Guarda come gli danno dentro. Se lo mangeranno. No, basta che Barney soffi nei suoi fischietti. Incredibile. Lui fischia da qui dentro, da dove vuole. Nessuno lo vede, nessuno lo sente. Ma i cani invece, via! Richiamali prima che gli facciano male. Buono, Juni. Buono. Avanti, Jojo. Adesso richiama Clyde. Tiello buono. Vai, Jojo. Valentino, vieni qui. Soffia in quello bianco. Avete visto come sono condizionati questi cani? Solo i segnali possono controllarli. Un errore e si buttano sulla prima cosa che si muove. Mi dispiace, Barney, credi? Non ha niente di grave. Portiamolo in casa. Eddie. Il colpo. Credi che riuscirà? Dipende dal trainer. È l'uomo giusto, mi pare. Sì. Se riesco a portarlo fino in fondo. E perché no? Ci guadagna bene come gli altri, no? Eddie, quanto sarà la mia parte? La tua parte? Mi sembra che partecipo anch'io al lavoro. Non mi va di discutere con te, ma la cosa è stata impostata in modo diverso. È già inteso che divideremo in quattro. Ma non ti preoccupare. Penso io a te. Preferirei che mi fosse stabilita una quota. Avrai un po' della mia.
Che bello. Questa è una combinazione di affari tra Barney, Sammy, Jojo e me. E tu stai con me. Dagli altri non avrai niente. Sta tranquilla. Ti tratterò bene. Quanto bene? Diciamo $10,000. Un colpo da $600,000 e a me non viene neanche il 10%. Va bene, Juni, basta. Ed è anche poco il 10%. Te ne darò 15,000 e non di più, d'accordo? D'accordo. Sei veramente splendido. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, Pretty Boy. Hai fatto un grande lavoro con i Doberman. Grazie. È stato più facile di quanto temessi. Pretty Boy? Che programmi hai per dopo? E tu? Alleverai i cani? Con Eddie? No. Non spero niente. Eddie è uno che butta via tutto. Anche la gente. Io non ho mai avuto niente da buttar via. Al liceo c'era una ragazza. Non ricordo neanche il suo nome. So che era bionda e basta. Chissà quante altre cose ricordi. Ah beh, sì. Si chiamava Joanne. Ma lei certo non si ricorda di me. Comunque non era la mia ragazza. Ma a me piaceva più che a Colin, un mio compagno. A carnevale ne invitò un'altra ad andare in giro con lui. E così io portai Joanne. Era più di quanto sperassi. Ma la sera, al ballo e anche sulla giostra, non faceva che piangere. Ma si vede che devo contentarmi di quello che gli altri non vogliono. Non è vero. Sono convinta invece che a Joanne piacevi. Molto più di quanto pensi. Someone to hold your hand, someone to understand, someone to love you. Oh, please let that someone be me. Barney, sei certo che i cani ritrovino la strada di casa? Ossia che tornino qui e solo qui. Ci sono 3 miglia. Per il percorso che ho studiato con le scorciatoie sono 2 miglia. Gli insegni la strada con i fischi? No, non con i fischi, Jojo. E allora? Annusa. Odore di terra. Odore di casa. I cani hanno annusato tutto qui intorno. Basta spargere la terra lungo il percorso. Una manciata qui, una manciata là. E loro seguono questa puzza fino a qui. Ma certo, bravo! Ti sei dato da fare con Barney in questi ultimi giorni, Non sono più roba tua. Ti sa dare qualcosa più di me? Non ci vuole molto. Che puttana. Insegna anche a questa cagna a comportarsi. No, 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 non ci siamo, non ci siamo. Non è così che deve fare. Io voglio che si metta sulle zampe di dietro e che si appoggi al bancone.
Altrimenti la ragazza non prende il biglietto. Possibile che non lo capisci? Non riesco a insegnarglielo. Insisti, è importantissimo. Ecco le borse. Il sarto dice di aver seguito il più possibile le tue indicazioni. Sì, ci siamo. Va tutto quanto bene. O forse no. Quando guardo i cani mi chiedo sempre se ho dimenticato qualcosa. Vedrò di farli agire come vuoi tu. No, no, non è questo. Voglio sapere una cosa. Questi cani, c'è qualche modo per fermarli? In fondo non sono grossi come danesi, sono di taglia piccola. Uno in vena di eroismi riuscirebbe ad agguantarli. Beh, il solo modo di fermare un Doberman è di prenderlo per la gola. Per la gola, eh? Giorgio, ritorna in città. Compra dei grossi chiodi, 2 o 3 scatole. Su, cosa aspetti? Muoviti. Su, su, avanti, dentro. Su, su, salta su, Barker. Dentro, dentro. Puccia, puccia lì. Siamo pronti. Ok, aprite lo sportello. Siamo precisi al secondo. Barker. Io non vi servo, che ci faccio qui? Ti guadagni i soldi. Per questo vi ho portato. Ancora non si vede. Eccolo. Accidenti. Che c'è? Fallo tornare indietro. Sbrigati, non deve entrare, se no siamo fregati. Sammy, Barker sta tornando indietro. Almeno così spero. Passo. Cosa è successo? Passo. Qualcuno ha tirato le tende della banca. Passo. No, oh, sento che mi sta venendo l'acido. Un piano perfetto, Eddie. Che facciamo ora? Riproviamo fra un paio di giorni. E le tende? Te l'ho già detto. Tu pensa ai cani. Al resto ci penso io. Barney, da un'occhiata anche tu. Le tende chiudevano male, ora invece non chiudono affatto. Pronto? Vai. Ecco, hanno cominciato. Clyde. Thank you.
Babyface. Pretty Boy. Bonnie. Dillinger. Ok, Eddie, sono tutti per strada. Ora voi tornate al ranch. Piano, con calma. Avete tutto il tempo. Ci mancherebbe anche una multa. Passo e chiudo. Vieni, Jojo. Torniamo a casa. Sono bestie davvero fantastiche, Barney. Peccato siano destinati a morire. Sono certa, Eddie, che ti libereresti volentieri anche di noi. Ma che diavolo dici? Se ci togliessi di mezzo tutti, sarebbe un colpo perfetto. Ah, falla finita. Naturalmente, è una questione di valuta. Mi dispiace, non possiamo farlo. Signor McGill. Sì, certo, con un preavviso. Signor McGill. Sì, stia tranquillo. D'accordo. Avverte la guardia, fischiagli. Ecco qui, grazie. Via. Mm-hmm.
Dillinger è entrato. Comincia. Che aspetti? Dai con quei fischietti. Io ora ho finito. Sei matto. Torna al tuo posto, ti faccio la pelle. I cani sono nella banca. Da questo momento non puoi più toccarli. Un cane una volta mi ha salvato la vita. Adesso ho pagato il debito. Vieni qui! Non fare sciocchezze. Vuoi mandare tutto a monte? I cani sono pronti, andiamo avanti. Come facciamo senza quell'idiota? Useremo noi i fischietti. Credi di riuscirci? Ci proverò. Signorina? Sandy, e vuole che tu prenda quel rotolo che hai in bocca, credo. Sandy. Sandy, leggi a voce alta. Questa è una rapina. Lo ha azzannato. Fermalo. Sarà meglio che leggi fino in fondo, Sandy. Nessuno sarà ferito se queste istruzioni verranno seguite alla lettera. Questi cani sono stati istruiti alla perfezione. Chiunque faccia una mossa verrà azzannato e ucciso. Ognuna delle borse portate dai cani può contenere $50,000 in valuta degli Stati Uniti. I funzionari della banca provvedano a mettere detta somma in biglietti usati in ognuna delle borse. Se ciò non viene fatto entro 5 minuti, i cani si scateneranno uccidendo tutti i presenti. Avete 5 minuti dalla fine della lettura di questo biglietto. Grazie. Signor Buxton, che facciamo? Diamogli i soldi. Capirà che sono carte. Un cane? Lo capisce, credo. Che facciamo? Beh, non resta che dargli quelli veri. Thank you.
Su, ragazze, aiutateci. Funziona, ce l'hai fatta. Io ti aspetterò a Ranch. Non preoccuparti, cara. L'avrai la tua parte. Intera. Ci penso io a sistemare tutto. Sta tranquillo. Le borse sono piene. Che cosa aspettano? Non lo so, lo chiedo a loro. Just like you and me, a breed unto themselves, to match them there were none. Famous both as man's best friend, public enemy number one. Auto 2, è stata compiuta una rapina alla banca. Connotati dei rapinatori? 6 cani, con addosso borse e collari a spunzoni. Andiamo, vuole raccontarmi che 6 cani hanno rapinato Auto la banca? Auto 2, confermo. Ricevuto, chiudo. To match them, there were none. Famous both as man's best friend and public enemy number one. Arf, 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 arf. Stanno già tornando. Entrati i cani, Barney ci ha piantato. Cosa? Ma Juni ha manovrato i fischietti e tutto è andato bene. A quello bisogna dargliele. E ci penserò io. Si vedono? Non ancora, ma non tarderanno. L'allenatore ci resterà male. Credeva di averci messo nei guai.
Eccoli che arrivano. Quanti sono? Ne vedo solo tre. Abbiamo perso $300,000. No, un momento. C'è da complimentarsi con Barney. Lo sapeva fare il suo lavoro. Sono 5 borse in tutto. Ragazzi, è un capolavoro. In vita mia non ho mai visto una banda così perfetta. Prendiamo i soldi e tagliamo la corda. Dai. Doggone gang that a man did ever see. All of them were animals, just like you and me. A breed unto themselves, dramatically there were none. Famous bold man that brand. Public enemy number one. Some of them have died disobeying all the laws, but all the fault and guiltiness have to ride through their paws. Not finding where the blame lies, just like scratching for a flea. Just catching those damn critters is like barking up a tree. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals, just like you and me. A breed unto themselves, to match them there were none. Famous both as man's best friend, and public enemy number one.
So that's my shaggy story about this gang of mine and how they got together and pulled a perfect crime. Untouched by human hands, a bank was robbed today. And everyone's still saying, doggone it anyway. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. A breed unto themselves, to match them there were none. Famous both as man's best friend. But was enemy number one. Here, boy, come on.